Ci troviamo nel nord Italia per indagare in un'antica villa nobiliare del 1700, chiamata come Villa Conchiglia. Stiamo per entrare dentro Villa Conchiglia. La storia di questo edificio è antichissima. Si parla infatti che è stata costruita su un preesistente castello medievale del XVI secolo. Questa notte noi del TP indagheremo in questa fatiscente dimora, girando con la nostra strumentazione per la ricerca sul paranormale negli immensi saloni che questa villa ha. Questo castello. Alla ricerca di qualche presenza o anomalie paranormali all'interno. Oh, guarda l'RF! Guarda, guarda! Siete pronti a venire con noi? C'è qualche donna qui con noi? Stava in questa stanza. Oppure chi sta in questa stanza, venga qui. Sarà morto qualcuno lì dentro, questi anni di vita che ha la villa. Sì. Può essere qualche morto naturale. Certo. Sì. Roba forte o negativa non mi sembra. No. A me. Sembrerebbe di no. Sì, se è morto non è naturale. Non vogliamo dare fastidio, vogliamo solo capire se effettivamente c'è ancora qualcuno qui. Ci basta anche solo una piccola prova. Non so, Francesco sta posizionando l'orologio. Ok. Provate ad avvicinarvi allo strumento che c'è sulla porta. Sul ciglio della porta. Mi siedo un attimo. Ti puoi avvicinare? Ma gli strumenti ne avete? Però vediamo che non è semplice per voi. Fa capire che non avete tanta energia. Perlomeno se l'avete, la sfruttate in altre maniere per farvi sentire. Possibilmente. Boh, probabilmente. Quindi, boh. Spostiamo? Sì, spostiamo. Sì, Dai. allora spostiamoci qua. Prendiamo domanda se c'era qualche damigella che ballava qui. Sicuramente facciamo delle feste. Niente, ci spostiamo lungo i corridoi che ci sono. C'è ancora qualcuno magari che era legato a questa villa? Qualche proprietario, qualcuno che aveva un legame con questa villa? Ma la sessione dove si fa? Io per sicurezza, anche proprio per un fattore anche di udito dei cani e tutto quanto, la farei proprio giù da dove siamo partiti. In mezzo all'unico? Ditemi voi, io per sicurezza la farei giù, perché giù comunque Ma va a è qui, coprire ma tanto il troppo suono. forse. Eh? Cosa? Scatto rimbomba. Esatto, per quello, per questo dico facciamo la giù. Perché comunque sei Vabbè, sotto, almeno una piano voglio terra. fare, almeno una sessione, almeno una. No, certo, non sto dicendo di notte, sto Sì, dicendo del punto giù. vabbè, boh.
diciamo, chi viveva, giù invece la servitù, sì. Damigelle, queste famose damigelle. Sì. In quel momento la telecamera ha captato una voce femminile, come altre in precedenza. Ci fate un rumore, per favore? Un rumore. Cioè, per farci capire che ci siete, dai, per favore. Non ti costa niente. Cioè, non mi costa niente. Dove passa più gente? Perfetto. Ma sì. Percezioni fino sì, adesso tranquillo. niente. Oh, zio. Niente. Clarissa, cosa dici? Cosa vorresti fare? È calmo. Sì. Però la sessione ci sta. No, sì. Bisogna farla. Se sì, hanno da parlare, ma l'unico modo è quello. Allora che facciamo? Ci avviamo? Andiamo giù. Andiamo giù? No, infatti andiamo giù, facciamo due domande ancora e impegniamo giù. Allora, qui secondo me la sessione non... No. Che tre grosse... Non bomba tanto, esatto. Ma poi qui... No. Non lo so. No, andiamo giù sul sicuro, fidati. Vabbè, tanto nel caso risponderebbero comunque. Certo. Se ci sono, sì. Sono qui. Venite su. Venite qui di nuovo. Ci vedete? Ho capito, sì. Ti dai risposta. Ma come ci vedete? A colori oppure no? Una risposta molto interessante, il che ci faceva pensare che loro ci potevano vedere. Qui lavoravate? La servitù? No. In quanti siete meglio noi? Io all'inizio ho capito 3. Allora, noi vogliamo parlare con le entità che sono legate a questo luogo. Qualcuna che ci risponda che è morto qui, che ha vissuto qui. Si mette in contatto con noi, con questo strumento qua. Noi vogliamo sapere la storia, la vostra storia. Avete gli ultimi minuti per parlare con questo strumento, è più facile. Dateci qualche informazione su questo luogo, sulla storia, su chi ha vissuto qui, su qualche fatto di questa villa in passato. Siamo un disturbo per voi o vi fa piacere la nostra presenza? Ti ha chiesto, prego, Io ho sentito queste due cose. Mi fa piacere che ci siamo? Di notte. Di notte, bravissimo. Sì, anch'io ho sentito. Ci facciamo compagnia. Magari vi sentite soli di notte. E che cosa state facendo adesso? Qui.
so se ho capito dipingere. Come? Ho capito qualcosa come dipingere. Beh, sicuramente. Cosa fate in questo momento? Adesso? Si prega? Si prega la cappella. Amen, anche ho capito. Ho capito. Adesso si prega la cappella e poi amen, sembra. Ci fate sentire qualche preghiera? Padre, figlio. Ho detto sì. Ho capito, padre, figlio. Pregate per con noi qua. Ci dite un amen? Che succede alle 3 di notte qua? Quanto ci sarà la messa? Riuscite a fare un canto alla messa? In tutta la chiesa? Dai, gli ultimi 2 minuti per parlare. Comunque continua a dire 3. Ci fate un nome? Conte. Il nobile è qui. Lì in chiesa. È arrivato il nobile conte di questa villa? Allora, se c'è qualcuno che non è legato in questo luogo, non deve parlare. È pregato di non interferire, per favore. Le entità che sono legate a questo luogo, siete pregate di non farvi distrarre da qualcun altro, ma di concentrarvi e parlare con noi, a sentire la nostra voce. Concentratevi, non fatevi distrarre, va bene, per favore? Basta! No, no, ha detto mamma. Non mamma. È detto basta. No, hai capito. Basta. Mamma ha detto. Io basta. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Rimanete qua, mi raccomando, non ci dovete seguire. Esatto. Buona serata. E buonanotte. Niente, la sessione è fatta. Hanno parlato tantissimo, sì. Però uno sopra l'altro. Tra di loro e uno sopra l'altro. È più semplice sentire e capire in diretta. Toccherà tutto a me in analisi. Però tutto chiaro. Cioè. Vai. Viste le poche risposte ottenute dall'Ecovox, decidemmo così di concludere l'indagine. Allora ragazzi, siamo giunti alla conclusione anche qui di Villa Conchiglia, di questa indagine molto interessante e bella, perché è un posto fantastico e riscontri pochi, non si sa, però pochi. Va tutto analizzato. Sì, il tutto poi verrà fuori sempre in analisi. Poi, come penso io, ci possono essere quelle giornate, quelle serate in cui loro non sono carichi di energia o non riescono a prenderla per manifestarsi. Eh sì. Può anche succedere. Quindi niente, vi invitiamo a lasciare un like, a iscrivervi al canale, commentate questo video e fateci sapere cosa ne pensate delle indagini in sé. E niente, alla prossima. Ciao, un saluto al TPE. Ciao. Arrivati alla fine dell'indagine, possiamo confermare che questo luogo è molto tranquillo e non si percepiscono presenze strane. Purtroppo per noi è difficile percepirvi. Ma visto i risultati finali ottenuti, ci potrebbero essere delle entità residuali. In particolare donne, visto anche le VP registrati. Tutto sommato è stata una bellissima indagine, nonostante non fosse un luogo ricco di attività paranormale. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video.